Abbiamo poco tempo a disposizione, quindi niente domande e segui alla lettera le mie istruzioni. Prendi il visore che ti è stato consegnato, aprilo, inserisci il tuo cellulare in questo alloggiamento, chiudi e ci vediamo in Matrix tra 5, 4, 3, 2, 1. Benvenuto nel mondo delle idee. Benvenuto nel mondo delle idee, e quando noi parliamo di idee non possiamo non tirare in ballo un concetto fondamentale, che è quello di obiettivo ben formato. Se io ti chiedessi che cos'è un obiettivo, tu che cosa mi risponderesti? La mia risposta è che un obiettivo altro non è che un'idea che ti ha scelto e che magari momentaneamente abita solamente nei tuoi pensieri o nel tuo cuore e che tu in un determinato momento del tempo e dello spazio vuoi aver realizzato. Vuoi averlo realizzato in un momento di quella che la programmazione neurolinguistica chiama timeline o linea del tempo. A ben guardare, un obiettivo è uno spartiacque tra chi fa un lavoro magari da dipendente, chi invece è in libera professione o nel management o addirittura nell'imprenditoria. Un obiettivo è anche uno spartiacque tra la mediocrità e l'eccellenza, perché se hai già visto il mio video sulle quattro caratteristiche fondamentali della leadership, sai che chiunque sia percepito come un leader in un determinato settore ha quattro caratteristiche. Una di queste caratteristiche è la capacità di ragionare per obiettivi. I leader hanno una visione, i leader hanno degli obiettivi, i leader sanno farti innamorare dei propri obiettivi, i leader hanno un mondo ideale ancorato in un determinato momento della loro timeline, nel loro futuro, che attraverso ogni giorno, ogni strategia, ogni passo puntano a realizzare. A ben guardare, un leader è un po' schizofrenico perché abita in due realtà separate, quella del qui ed ora e quella che è la dimensione del suo sogno, la dimensione del suo obiettivo. E lo scopo della sua vita è far aderire questi due mondi, far aderire queste due realtà, il mondo in cui tutti noi viviamo e il mondo del suo obiettivo realizzato. Ebbene, uno degli aspetti più affascinanti della programmazione neurolinguistica è che modellando le eccellenze di ogni tempo e di ogni luogo, si è scoperto che i grandi leader, le grandi eccellenze, hanno un modo di enunciare i propri obiettivi estremamente specifico. E il modo in cui enunciano quegli obiettivi, il modo in cui comunicano con quel linguaggio a se stessi o agli altri, plasma i loro pensieri. Quei pensieri diventano le loro emozioni, quelle emozioni producono dei comportamenti che sono comportamenti di eccellenza. Ebbene, vuoi scoprire quali sono le quattro caratteristiche del cosiddetto obiettivo ben formato? Spero proprio di sì. La caratteristica numero uno di un obiettivo ben formato è che un obiettivo è una affermazione, non una negazione. Che cosa intendo? Intendo che un obiettivo, per essere cosiddetto ben formato, non deve contenere la parola non. La parola non è la parola proibita degli obiettivi. Perché il cervello umano funziona un po' come un tassista a Milano Centrale. Se tu sali su un taxi a Milano Centrale, la prima domanda che ti fa un tassista è: per dove? E nello stesso identico modo funziona il nostro cervello. Ogni volta che ci alziamo dal letto la mattina dobbiamo accettare la struttura cosiddetta teleologica del nostro cervello. Deriva da telos in greco, significa scopo, significa visione, significa obiettivo. Ogni cervello ha in sé un perché fare quello che fa in funzione di un mondo ideale che vuole raggiungere. Nello stesso identico modo, il tassista Milano Centrale ti chiede: per dove? Dove vuoi andare? Dove ti posso portare? E questa è la domanda guida del nostro cervello. Ecco che se tu nel tassista Milano Centrale dici non in Pisani, non in Brera, non in Duomo, qual è l'effetto che produce questa affermazione non in Duomo? Due sono gli effetti possibili. Il primo effetto, forse il più comune, è quello che il tassista rimane fermo e nello stesso identico modo il tuo cervello si blocca, si paralizza e non ti fa mettere in atto tutti quei passi necessari per raggiungere il tuo obiettivo desiderato. Il secondo caso è che sia un tassista particolarmente distratto, un po' come il nostro cervello, che magari è distratto dalla nostra daily routine, da quello che facciamo, dalle mansioni di ogni giorno, dai problemi in famiglia, da quello che dovremmo andare a fare, dei nostri interessi. Lo stesso il tassista Milano Centrale, che magari sta leggendo la gazzetta, consultando su iPad o ascoltando musica e magari è un po' distratto. Ecco, in questo secondo caso nefasto, quello che accade è che quando tu dici non in Duomo, lui ti porta esattamente dove tu non vuoi andare.
Non sai quante volte nei 15 anni che ho fatto coaching nella mia vita ho chiesto qual è il tuo obiettivo ad un mio cliente e questo ha infarcito la propria risposta di questa parola estremamente nefasta che è il non. Il non è una parola che non viene percepita dalla nostra neurologia. È un po' come un computer, o meglio, il computer è un po' come il nostro cervello. Tu sai che in linguaggio di programmazione non puoi non far fare qualcosa ad un sistema. Se io dico, per esempio, non aprire un programma, non esiste questo comando in linguaggio informatico. Al massimo posso dire al mio comando di aprire il programma, ignora il comando. Lo stesso identico modo funziona il nostro cervello. Infatti noi quando abbiamo generato i primi ingegni computanti, si parla addirittura di Leibniz nel 1700, o comunque nello sviluppo dell'informatica negli anni 70 e i primi anni 80, abbiamo cercato di replicare in silicio qualcosa che era presente nella nostra neurologia, un microcosmo che rappresentasse l'essere umano. Ebbene, se io ti dico per esempio non pensare ad un elefantino rosa, a che cosa stai pensando? Scommetto che stai pensando proprio ad un elefantino rosa. Ora, qual è il punto? Il punto è che a meno che tu non sia traumatizzato, non abbia la fobia degli elefantini rosa, perché magari hai visto Dumbo, te lo ricordi Dumbo? Ok, e sei rimasto traumatizzato dal sogno onirico, allucinogeno di Dumbo Jumbo, questo ha degli effetti trascurabili. Per esempio, non pensare ad un elefantino rosa, pum, immagine elefantino rosa, ok, via quell'immagine. Ma che cosa accade nel momento in cui tu enunci il tuo obiettivo e mi dici non voglio più stare nella povertà, non voglio più essere considerato un mediocre, non voglio più guadagnare solo 1000 euro al mese, non voglio più essere un disoccupato? Quella negazione genera delle immagini molto più vivide che non l'elefantino rosa, perché ci associ un scenario che è l'esatto opposto di quello che è il tuo obiettivo desiderato. Questo produce delle emozioni negative che producono dei comportamenti disfunzionali che ti portano lontano da quello che tu desideri veramente. Quindi, caratteristica numero uno degli obiettivi ben formati è che non devono contenere la parola non. Quindi, scrivi il tuo obiettivo ben formato, sappi che ogni volta che c'è la parola non, quello è da considerarsi un obiettivo non ben formato. Quindi, riscrivilo evitando come la peste la parola non. Quindi, caratteristica numero uno è che deve essere una affermazione, non una negazione. Faccio un esempio magari nel mondo dello sport, che offre sempre metafore molto ricche, molto vivide e molto esaustive. Se per esempio io devo tirare un calcio di rigore e nel mio linguaggio interno ho un obiettivo e comincio a dire non devo sbagliarlo, non devo sbagliarlo, non devo sbagliarlo, devo creare innanzitutto l'immagine di me che sbaglio a rigore. Devo immaginare l'emozione associata a quell'immagine disfunzionale, devo immaginare la delusione nel cuore tifosi, devo immaginare l'idea che la Gazzetta domani parla proprio del mio rigore fallito. Questo costituisce un'interferenza che abbatte il mio potenziale e quindi la mia capacità performativa. Quindi, quando tu enunci il tuo obiettivo, assicurati che sia una affermazione. Seconda caratteristica dell'obiettivo ben formato è che deve essere misurabile. Che cosa intendo per misurabile? Deve essere qualcosa di sensorialmente oggettivo e non soggettivo. Stare meglio non è un obiettivo. Guadagnare di più non è un obiettivo. Dimagrire non è un obiettivo. Perché io ti chiedo quanto vuoi guadagnare di più? Quanto vuoi dimagrire? Dammi un indice di misurabilità, un KPI, si dice nel management, un qualcosa che mi permetta di misurare in modo esatto la tua capacità di raggiungere quell'obiettivo. Quindi non voglio guadagnare di più, ma voglio guadagnare 10.000 euro in più. Non voglio dimagrire, ma voglio dimagrire 2 kg, per esempio. Quindi assicurati, oltre che sia un'affermazione, che sia misurabile, che sia specifico. Terza caratteristica fondamentale me l'ha insegnata uno dei miei grandi maestri che è Anthony Robbins. Anthony Robbins divide i sogni dagli obiettivi e dice un obiettivo è un sogno con una data di scadenza. Pensa che bella, poetica e profonda questa metafora. Un obiettivo è un sogno con una data di scadenza. Perché un sogno con una data di scadenza è più facile da raggiungere che non un sogno in quanto tale? Perché il fatto che ci sia un senso di urgenza, che ci sia una deadline,
ci spinge ad agire, ci spinge, è una motivazione, un motivo per mettere in atto delle azioni e raggiungere quegli obiettivi. Facciamo un esempio che tu vai a fare la spesa e compri degli yogurt. Puntualmente gli yogurt li metti in frigo e magari non li mangi. Un bel giorno apri il frigo e scopri che lo yogurt scade il giorno dopo. Che cosa fai? È molto probabile che ti attivi e quindi lo mangi, perché altrimenti è un peccato buttarlo. Ecco, il nostro cervello funziona nello stesso identico modo, nelle piccole così come nelle grandi cose. La simbologia, per esempio, del Padre Nostro, come in cielo così in terra, deriva direttamente dalla tavola di Ermete Trismegisto, che diceva come nel grande così nel piccolo, come fai le piccole cose, fai le grandi cose. Ebbene, il motivo che ti spinge a mangiare lo yogurt altrimenti scade è lo stesso che ti spinge a raggiungere l'obiettivo altrimenti scade. Quindi le tre caratteristiche sono: 1. Deve essere una affermazione e non una negazione. 2. Deve essere misurabile, quindi non dimagrire, ma dimagrire quanto. Il bello di avere obiettivi finanziari è che il denaro è misurabile, per esempio. Poi si porta dietro tutta una serie di significati: quello che ci puoi fare con quel denaro, quanto benessere puoi dare con quel denaro, quanto puoi far stare bene le persone che ami con quel denaro, ma il bel del denaro è che è misurabile, perché è un numero. Terza caratteristica, te l'ho appena detta, è quella della data di scadenza. Poni sempre un obiettivo con una data di scadenza, altrimenti è un sogno, ok? E tu pensa quanti italiani sognano ancora di vincere il mondiale con l'Italia. Quanti lo realizzeranno? Pochissimi. Perché? Perché quello non è un obiettivo. Quindi sempre avere una deadline. La quarta caratteristica degli obiettivi ben formati è che l'obiettivo ben formato deve essere sistemico. Che cosa si intende? Ecologico, si dice nella cultura inglese che mi ospita in questo momento. Solo che ecologico qui significa una cosa, nella cultura italiana è associata al mondo green, al verde, non c'entra niente. Ecologico, sistemico significa che l'obiettivo deve far star bene qualcun altro oltre a te stesso. Se lo fai solo per te stesso, è raro o comunque molto raro che tu raggiunga quell'obiettivo. Se hai dei figli, sai che per i tuoi figli fai delle cose che per te stesso non fai. Se ti prendi la responsabilità della tua famiglia o di un gruppo dei pari o degli amici o degli animali che magari ami, sai che per loro fai delle cose che per te stesso non fai. Se per esempio sei una madre, sai che per i tuoi figli ti toglieresti il cibo da bocca per nutrirli e fare stare bene. Ebbene, Aristotele diceva che l'essere umano è uno zoon politikon, quindi un animale appartenente alla polis, ad un gruppo di individui. Ebbene, abbiamo scoperto che se l'obiettivo lo fai solo per te stesso, per fini egoistici, il tuo cervello opera una sorta di sabotaggio, lo vede come qualcosa di egoistico, che non fa il bene per gli altri, e di conseguenza opera dei sabotaggi inconsci che ti portano a mandare all'aria, per tutta una serie di motivazioni che non ti sto ad elencare, la tua abilità di prestazione, la tua abilità di performance. Quindi il mio obiettivo, il mio consiglio per te è quello di, quando tu enunci un obiettivo, ricordati di elencare almeno 3 persone specifiche, con nomi e cognomi, che traggono vantaggio dal fatto che tu raggiunga quell'obiettivo. A ben guardare, quando noi analizziamo per esempio la prima formula del coaching, che è potenziale meno interferenze uguale prestazioni, quindi il tuo potenziale meno le interferenze che ti limitano uguale prestazioni, scopriamo che talvolta le interferenze che limitano il nostro potenziale sono le persone che ci stanno attorno, talvolta sono addirittura i nostri colleghi, talvolta sono addirittura i nostri collaboratori, talvolta sono addirittura i nostri familiari. Ebbene, quando l'obiettivo arricchisce solamente te, è molto probabile che le persone che ti stanno attorno tentino di demotivarti. Perché? Perché loro non ci traggono vantaggio. Il cervello umano continua a chiedersi: what's in it for me? Che cosa ci guadagno io? E se la qualità della tua vita aumenta solo la tua qualità di vita e non delle persone che stanno attorno, loro tenteranno di affossarti, di demotivarti. Ebbene, quando tu enunci un obiettivo a te stesso, lo enunci alla tua famiglia, al tuo gruppo dei pari, ai tuoi collaboratori, ricordati sempre di elencare dei vantaggi che gli altri ottengono. Riporto ancora una volta al video sulla leadership. Un'altra caratteristica dei leader è che hanno la capacità di far star bene gli altri, di prendersi cura degli altri. Chi altro oltre a te è la dimensione, la domanda guida di ogni leader. Quindi
Quando tu enunci il tuo obiettivo, ricordati di elencare almeno 3 individui specifici, e quando intendo specifici intendo dire non il mondo, l'umanità, la mia famiglia, ma elenca gli individui che traggono dei vantaggi indicando il perché loro saranno più felici nel tuo aver raggiunto quell'obiettivo. Quindi, breve sintesi, un obiettivo ben formato ha 4 caratteristiche. 1. È un'affermazione, non una negazione. 2. È misurabile. Terza caratteristica, ha una data di scadenza specifica. Quarta caratteristica, è sistemico, quindi arricchisce anche qualcun altro oltre a te. Quindi quando tu scegli i tuoi obiettivi, scrivi i tuoi obiettivi, enunci i tuoi obiettivi, ricordati di pesare le tue parole e di enunciare l'obiettivo con queste 4 caratteristiche. Questo lo renderà più probabile, aumenterà il tuo livello di prestazione, aumenterà la tua efficacia, aumenterà la capacità di raggiungere in modo efficace gli obiettivi che desideri. Quindi quell'idea che ti ha scelto, che viene materializzata attraverso la tua daily routine, quello che fai, le tue azioni, i tuoi comportamenti e le tue scelte ogni giorno. Oggi mi sento particolarmente generoso, quindi voglio darti dei consigli pratici sul campo, sviluppati in 20 anni di sviluppo personale e 15 anni di coaching e formazione della prima linea. Quello che ho capito è che coloro che raggiungono gli obiettivi sviluppano anche delle routine virtuose. E in queste routine virtuose c'è per esempio l'abitudine di scrivere gli obiettivi. Io per esempio ho dei Moleskine, dei taccuini, in cui scrivo i miei obiettivi, lavoro sui miei obiettivi, cancello delle parti magari che non mi convincono e poi li trasferisco in bella copia. Quindi il mio consiglio per te è, quando hai scelto un obiettivo e vuoi lavorare su queste 4 caratteristiche, fallo materializzando il tuo pensiero. Allenati costantemente a materializzare il tuo pensiero, perché un obiettivo scritto è un contratto che firmi con te stesso. È una presa di responsabilizzazione molto più elevata che non dirlo. Dicevano i latini, verba volant, scripta manent. Le parole volano, però ciò che rimane scritto rimane. E quindi quel contratto scritto con te stesso aumenta il tuo senso di responsabilità, la tua capacità di fornire risposta nel tuo voler raggiungere quell'obiettivo. Altro consiglio molto pratico è questo: quando si comincia, se magari non sei avvezzo a ragionare per obiettivi o scrivere i tuoi obiettivi, si commette un errore, che è quello di far sempre obiettivi a lunghissimo termine. In 10 anni voglio essere milionario, in 5 anni voglio essere milionario, in 3 anni voglio comprare la casa dei miei sogni o la Porsche. Il mio consiglio per te è spezzetta questa tecnica per applicarla in piccole cose ogni giorno. Quindi il tuo primo obiettivo ben formato, il tuo orizzonte temporale, assicurati che sia a breve termine. Quindi se non sei abituato a utilizzare queste tecniche, assicurati se, o anche se sei molto abituato e quindi per te è assolutamente normale ragionare per obiettivi e scrivere obiettivi, assicurati di avere perlomeno 2 orizzonti. La visione va benissimo, ma avere sempre obiettivi al mese, alla settimana. Per esempio, se sei nella vendita, è inutile che tu mi dica quanto vuoi vendere in 3 anni, in un anno. Mi interessa quanto vuoi vendere oggi, mi interessa quanto vuoi vendere in una settimana, mi interessa al massimo quanto vuoi vendere in un mese, in un trimestre. È l'orizzonte massimo che ti consiglio. Quindi i 2 consigli sono: 1. Allenati a scrivere i tuoi obiettivi, rileggili con costanza, rileggili al mattino quando ti svegli, rileggili alla sera. Tra l'altro gli obiettivi letti la sera hanno un potere enorme, perché è l'ultima informazione che metti nella tua neurologia prima di coricarti, e sai benissimo che nel momento del sonno il cervello elabora informazioni ed installa in profondità dei concetti che sono l'ideale che vuoi realizzare, cioè il tuo obiettivo. Quindi allenati a scrivere gli obiettivi, rileggili con costanza al mattino, alla sera, ed è un check-up quotidiano che ti permette di misurare, dice che l'obiettivo è misurabile, quanto hai raggiunto e quanto ancora ti manca. Il secondo consiglio è: scegli degli obiettivi che hanno un orizzonte temporale di realizzazione a breve termine. Quando avrai praticato questa disciplina con costanza, questa tecnica neurolinguistica con costanza, potrai sempre avere a breve termine, ma anche nel lungo termine, e la tua efficacia sarà costante nei piccoli così come nei grandi obiettivi. Per il mondo delle idee oggi è tutto, per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo video. Pensavi mi fossi dimenticato della 7 Days Challenge, di la verità. Sì, in effetti sì.
me ne ero completamente dimenticato nel video. Allora, ecco la mia sfida per te per i prossimi 7 giorni. Per i prossimi 7 giorni tu scrivi almeno un obiettivo al giorno. Ripeto, scrivi, non enuncia. Scrivi almeno un obiettivo al giorno con le 4 caratteristiche degli obiettivi ben formati. Può essere che al termine dei 7 giorni tu abbia 7 obiettivi diversi, quindi materializzati, quindi scritti, oppure può essere che tu approfitti di questi 7 giorni per lavorare su un obiettivo per te importante. Ogni giorno strutturando un linguaggio, scegliendo bene le parole, andando via via affinandolo e quindi avendo alla fine dei 7 giorni il tuo obiettivo ben formato. Per oggi è davvero tutto, ci vediamo al prossimo video.